Ciao ragazzi, video diverso, volevo fare una live, ma non ce la fanno fare perché non posso collegare il mio computer al telefono per fare la live, quindi faremo un video normale. Oggi parleremo di pensioni private italiane e quelle americane. Nel frattempo siamo in live anche su TikTok, perché la gente è sempre bello che ascolti, magari mi diranno che sto dicendo una cazzata. Come funzionano le pensioni private? Allora ragazzi, come ben sapete io sono sempre e sempre sarò contro l'INPS, penso che sia uno scam, appunto è un fondo perduto dove noi giovani infiliamo soldi per pagare la pensione dei nostri nonni, perché se guardate i conti INPS praticamente non c'è nulla, quindi come entrano, escono, quindi quello che noi riceviamo magari è un ti pagherò in futuro, IOU, però in realtà non è che quei soldi finiscono da qualche parte, vengono tirati fuori subito. E quindi quando si tratta di pensioni, io sono sempre pro privato. In America il sistema c'è il Social Security pubblico, ma è molto meno potente, molto più piccolo di quello italiano, se relativo, diciamo, alla popolazione americana. Però quello più famoso è il 401k. Il 401k in America, ragazzi, è un sistema dove tu utilizzi i tuoi soldi non ancora tassati, li metti su quel conto e quel conto cresce non tassato. L'unico momento in cui tiri fuori, cioè in cui paghi le tasse, è quando inizi a tirare fuori. Poi ci andremo un po' più, diciamo, approfonditi dentro. In Italia ho scoperto che ce l'avete anche voi, sono i fondi privati, la pensione privata, la pensione extra che ti crei, anche lì avete incentivi in stile americano dove il datore di lavoro magari può contribuire ulteriormente, normalmente in America lo facciamo per incentivare la gente a venire a lavorare in un'azienda piuttosto che un'altra, appunto ti diamo i benefit tra cui i contributi extra che noi chiamiamo il 401k matching in America. Come funzionano queste pensioni? Innanzitutto, ragazzi, come succede più o meno in America, abbiamo la detrazione, cioè se io faccio 20.000 e decido di tirare fuori 5.000 e metterli in questo fondo pensionistico, quei 5.000 non vengono tassati a livello IRPEF come verrebbero tassati normalmente quando quei soldi finiscono in tasca tua. E questo è già un bel incentivo, cioè non solo è qualcosa che investi, perché tu potresti tirare fuori quei soldi, investirli in un conto, diciamo, in un fondo per i cavoli tuoi, ma puoi addirittura bypassare la tassazione IRPEF e quindi alla fine tenerti molti più soldi in tasca, magari bloccati in un fondo pensionistico, però non essendo tassati a quel 20, 30, 40%, tu alla fine ci guadagni perché non solo stai investendo i soldi che avresti investito anche per i cavoli tuoi, ma stai pagando meno tasse perché stai abbassando il tuo imponibile reale. Qual è questo limite? Ovviamente, se no dici cavolo, posso bypassare tutto, ci infilo tutto quello che voglio. Il limite, se clicchiamo record, è di 5.164,57 euro. Ci sono anche, diciamo, altre regole che però ti aumentano quello che puoi mettere al massimo, ma utilizzeremo questo per semplificare. Quindi, esempio ideale, metti caso che la tua tassazione è del 50%, se tu fai 20.000. Lo sto semplificando di brutto per farvi capire. Se io faccio 20.000, devo pagare 10.000 di tasse. Ma se io faccio 20.000 e 5.000 li metto in un fondo pensionistico privato con questo tipo di sistema, io le tasse non le pago più su 20.000, ma le pago su 15. Quindi, mentre prima pagavo 10.000 di tasse, adesso su 15 dovrò pagare solo 7.500. Quindi ho risparmiato 2.500 e ho comunque investito 5.000 euro. Questo punto per insegnarvi, se pensate a lungo termine, come innanzitutto è importante investire, ma trovare anche metodi per abbassare la tua tassazione. Qui parliamo di pensioni e quindi è una cosa molto interessante. Ora però ci sono le parti negative. Appunto, cazzeggiando su internet ho trovato altre cose che un po' mi hanno fatto girare. Partiamo innanzitutto dal sistema americano. Il sistema americano 401k funziona uguale, mentre in Italia il limite è di 5.164 euro con alcune aggiunte qui e lì. Il limite americano invece è di 23.000, se non sbaglio. Eccolo qui, 23.000 dollari. Quindi praticamente una, due, tre, quattro volte e passa di più. Ricordiamoci che in America facciamo tre volte tanto quanto l'italiano medio, però l'incentivo a pagare meno tasse è molto più alto. Appunto ci spiega che è un sistema completamente diverso e anche se le tasse si pagano, comunque si pagano meno e ti incentivano anche a non farlo. Numero 2, la tassazione generale. In America tu tiri fuori questi soldi, che come abbiamo spiegato con l'esempio dei 20.000 dollari, non sono tassati e
e li metti in questo conto. Questo conto non viene toccato dal punto di vista di tasse. Quindi questo conto tu puoi fare compravendite, te lo puoi pure gestire, puoi comprarci case addirittura se te lo organizzi in modo giusto. E su plusvalenze, profitti, dividendi, così non paghi tasse. Tu paghi solo e soltanto le tasse quando i soldi li tiri fuori da questo conto. E la tassazione che paghi è la tassazione quella normale, IRPEF americana con gli scaglioni. Quindi metti caso, tu cresci in America da italiano e poi dopo dici me ne voglio tornare in Italia, rimani negli scaglioni bassi perché tanto cioè in Italia la vita non costa un cazzo e quindi paghi dal 10 al 20% di tasse quando tiri fuori perché comunque sei umile, non tiri fuori troppo, stai tranquillo e a fine, diciamo, vita tua hai lasciato pure un patrimonio multimilionario ai tuoi figli. In America, in Italia invece è ben diversa la cosa. In Italia, oltre alla tassazione a riscatto, che comunque è abbastanza bassa se diciamo comparata a livello italiano, qui parliamo di un massimo del 23%, 20%, 23% ci sono anche incentivi che più diciamo aspetti per tirare fuori e meno paghi, e c'è anche diciamo la tassazione del 15% sul TFR se lo investi in queste pensioni. Non voglio annoiarvi troppo con sta roba. E c'è una tassazione ulteriore sulle plusvalenze. Quindi, mentre il conto americano può crescere quanto ti pare, può fare anche 1 miliardo di euro, tu le tasse non le paghi finché non le tiri fuori. In Italia, se tu fai azioni di compravendita, se hai un fondo attivo, se hai un fondo che si muove e fa plusvalenze attive, quindi vuol dire tu compri un'azione, la rivendi un anno dopo, così fa plusvalenze, tu hai la tassazione. È una tassazione più bassa in confronto alla tassazione di una plusvalenza normale. La plusvalenza media in Italia, la tassazione è 26%, ma quindi diciamo per le pensioni sarebbe intorno al 20% in giù a seconda dell'investimento, se fai titoli pubblici è ancora più basso. Però c'è questa tassazione, quindi sì, il tuo fondo è protetto dall'IRPEF iniziale se decidi di mettere i soldi nel fondo piuttosto che tirarli fuori, diciamo, dal tuo salario normale e metterteli in tasca, ma se il tuo fondo rende e ci sono plusvalenze attive ci devi pagare le tasse, mentre in America no. E questo, se hai un fondo che è attivo, ti può costare tanto. Facciamo che sono due fondi attivi, facciamo un esempio di interesse composto tra questi due esempi. Io ricordo sempre che uso l'S&P 500 che mediamente ha fatto il 10% e utilizziamo il sistema italiano ma anche a livello americano per farvi vedere quanto vi costa questa tassazione nel privato anche in Italia. Allora, mettiamo che noi mettiamo un 5.000 all'anno, facciamo 6.000, scusatemi, quindi 500 al mese per 30 anni, con un interesse del 10%. Questo è il caso americano, quindi 500 al mese al 10% per 30 anni e diciamo facciamo in 30 anni mettendo 6.000 al mese, scusate, 6.000 all'anno, 500 al mese in questo fondo pensionistico abbiamo reso quasi 1 milione di dollari. Se invece aggiungiamo questa tassazione sulle plusvalenze, quindi quel 10% a livello reale diventa un 8%, vi faccio vedere la differenza. Eccola qui, lo Stato italiano anche delle pensioni si è rubato praticamente 300.000 dollari di profitto. E se lo facciamo su 40 anni, che è normale, tu inizi a lavorare a 24 e ti ritiri in Italia, la pensione pubblica vorrei ricordare il 67, quindi mettiamo che lavori quanto lavoreresti per la pensione pubblica, 40 anni, e vi faccio vedere la differenza appunto tra i due di nuovo. Su 40 anni al 10% in America non tassato diventano 2,65 milioni di euro, invece tassato a livello italiano all'8% diventano 1,5 milioni di euro. Quindi lo Stato italiano si è elevato, si è rubato un altro 1.100.000 di potenziale crescita e interesse composto. Ora vorrei ricordarvi una cosa. Qui ho fatto un calcolo estremo. In molti casi le pensioni private americane sono investite nell'S&P 500 in passivo, quindi la plusvalenza c'è, ma è passiva, cioè non è reale perché non hai venduto quel titolo, lo tieni per 40 anni e lo continui a comprare. Attivamente invece diciamo, un profitto attivo significa che tu compri e vendi e compri e vendi, che ne so, oggi compri Apple, rivendi, domani vendi qualcosa e così stai creando profitto attivo. Presumo, e quindi non viene specificato sul sito delle pensioni private italiane, che la tassazione c'è soltanto quando è creato una plusvalenza vera e propria. Se è soltanto una crescita di valore, presumo
Poi qui vi lascio il link, siete voi a scegliere. Presumo che in realtà quella tassazione, non essendo stata resa a livello reale, in teoria non può essere tassata. Questo è il concetto generale, diciamo, delle plusvalenze, perlomeno in America. Presumo che sia anche in Italia, ma come vediamo, l'Italia ama rubarti i soldi, quindi magari potrei aver sbagliato pure qua. Comunque, come sistema sicuramente interessante, sicuramente se comparato alla pensione pubblica ti permette innanzitutto di pagare meno tasse a livello di stipendio, a livello italiano, e potenzialmente rendere molto di più se comparato alla pensione pubblica italiana, ma come ho visto comunque in tipico stile italiano non puoi avere tutto, come succede in America dove non sei tassato fino alla fine. Detto ciò ragazzi, questo conclude il video, volevo semplicemente aprirvi un po' gli occhi su qualcosa di diverso, soprattutto ai giovani, non c'è soltanto l'INPS, c'è molto di più, ma sicuramente se riuscite a venire in America avete molti più vantaggi. Detto ciò ragazzi, se vi piace quello che faccio lasciate un like e subscribe, se avete domande lasciate un commento, magari ci vado più a fondo e ci vediamo alla prossima, ciao!